È importante soprattutto per quelle compagnie che così si possono cimentare con il classico pubblico esigente, no? Sì, pubblico esigente. Noi in questi ultimi anni stiamo notando che il pubblico sta seguendo questa idea, questa iniziativa. Voglio ricordare una cosa, l'ingresso è gratuito e quest'anno proporremo sempre questa formula. Ci siamo accorti, soprattutto in quest'ultimo periodo un po' di crisi, che il teatro può essere anche d'ingresso gratuito, mantenendo la qualità. Attenzione, perché c'è questa idea, insomma, che a ingresso gratuito gli spettacoli potrebbero essere di una qualità, insomma, mediocre. Invece no, la nostra scelta è quella di trovare compagnie e spettacoli di un certo rilievo e il pubblico sta gradendo questa cosa. Vi orientate ovviamente su un classico teatro che risponde bene. Sì, il classico napoletano, anche se non ci dispiace, insomma, anche autori stranieri tradotti in italiano ovviamente, oppure commedie italiane, però la nostra tradizione, insomma, la nostra vena è quella di portare sempre la commedia napoletana. Teatrando al Quadriportico, alla quinta edizione, si connota come uno degli appuntamenti più tradizionali della città e sicuramente insieme ai Barbuti la rassegna estiva per antonomasia del centro storico. Si tratta di 15 appuntamenti di teatro a ingresso gratuito che si tengono al Quadriportico di Santa Maria delle Grazie. È la parte più alta del centro storico, un po' di fatica in più per raggiungerlo, ma chi accetterà questa piccola sfida sarà ampiamente ripagato dalla qualità degli spettacoli e dal calore dell'accoglienza del quartiere che si unisce attorno a questa iniziativa e ripago appunto gli spettatori con un'accoglienza calorosa.